Riapre dopo 36 anni l'antiquarium di Pompei, una bella soddisfazione. Sì, veramente una bella soddisfazione, è un edificio che è stato sfortunato, ma speriamo che questa seconda vita sarà una seconda vita fortunata. È stato inaugurato da Fiorelli, il grande soprintendente dell'Unità d'Italia del 1874, rinnovato da un altro grande soprintendente, Mario Maiuri, nel 26 e poi bombardato nel 43. Tragicamente bombardato perché si perse moltissimo della collezione, ma Maiuri infaticabile nel 48 lo riapre, purtroppo il terremoto dell'80 lo richiude definitivamente. Adesso finalmente un moderno visitor center, abbiamo recuperato quello anche parte dell'antico allestimento, le vetrine di Fiorelli le abbiamo volute reinserire in un allestimento che però è un allestimento moderno, ma è una sede espositiva sia per esposizioni permanenti come quella sui culti di Pompei, sui Sacra Pompeiana, e poi per mostre temporanee, ma anche un moderno bookshop e visitor center con spazi di ricostruzioni virtuali dell'eruzione della vita quotidiana di Pompei. Per grazia ricevuta la mostra agli scavi di Pompei, ma abbiamo scoperto che Bartolo Longo è stato il primo estimatore degli scavi. Certamente, Bartolo Longo non soltanto propagandava gli scavi, pensate che è stato lui il fondatore dell'osservatorio vesuviano e giù vedrete che ci sono tante immagini che sono state riprese dall'osservatorio vesuviano. Perché Bartolo Longo pensava a tutto l'uomo nella sua completezza. Ovviamente si chinava sulle necessità delle persone e quindi curava le necessità materiali dei giovani, i figli dei carcerati, gli orfani, aiutava ovviamente le persone nella loro fede. Ma si trattava di persone che vivevano in un contesto, e questo contesto così bello, Pompei è un unicum e non si può scindere l'antico e il nuovo.